sentito, Miki. Allora, attenzione, per favore. Si inizia con l'anteprima, il blast off, col contemporaneo, la prima e la seconda canzone. Sono arrivata qua in Italia come clandestina. Sono arrivata nel 1990, dopo 5 anni ho avuto il permesso di soggiorno. Me and my wife came here in Italy as a tourist for 15 days. Io sono andata via aereo in Germania, sono rimasta lì per una settimana, poi dopo un po' ho preso il treno da Brennero per venire qua a Roma. C'è due tipi di immigrazione, legale e quella illegale. Se parliamo dell'illegale, da noi è diffusissimo, agenzia qualsiasi che può partire te fuori dalle Filippine. The agency decided for us because everybody wants to be in the United States or in Canada because of the language. Now the language here is very is different, very much different. I left my son and that's the hardest thing we decide, but in God's will, we're okay here, we're safe. They do not expect that the work is domestic, huh? The other cries, the other went home. I can't because my mama will get mad. So I just sacrifice it. And then I got a family here with 2 babies. I keep on changing because I want a lighter work. I said to myself, if I will stay here, then what's wrong, no? What will be my life here? And then piano piano, no? I realized that I think I will try. I will try stay here. Yes, I will stay here. During my first month here, I feel disgusted. It seems I don't like the work because especially on my part, I am a supervisor. It looks like very difficult on my part to work as a domestic. But sembra quando pulisco, sembra qualcuno che guardano, no? Anche sembra c'è questo pensiero. Non siamo proprio ammessi in questi settori degli impiegati, di cose. Magari se tu studi qua va bene. Alcuni hanno fatto così, maggiormente possiamo solo fare questo mestiere e basta. Poi la maggioranza sono donne che immigrano in Italia. C'è un lavoro, diciamo, la maggioranza insegnante. They really can disregard even the profession just for the sake of attaining the dream of getting out of poverty. Now before, our country is not a very poor country because the rate before is 1:1, $1, 1 peso. Now as the years passes by, it goes down and down and down. Perché lì, per esempio, un guadagno di un insegnante è una settimana di un stipendio qua in Italia. In the Philippines, we are having our own house. We do not rent. And we have a little backyard where we have plants, where we have these fruit trees. We have a little farm. So my salary plus these things, they joined together so we could survive. Tante volte i filippini riescono a lavorare in coppia con lo stesso datore di lavoro e a farsi ospitare. E allora di conseguenza riescono a far venire i figli. There is a big difference among young people who were born here and young people who came here at the age of 10 or 12. But again, even those people who were born here, those young people who grow here, we find that many of them have the difficulty to persevere in their schooling. Li fanno venire in Italia e poi spesso li rimandano a studiare nel loro paese e poi li fanno venire in Italia, cioè fanno questa alternanza perché preferiscono che facciano gli studi nel loro paese.
non posso lavorare metà giornata perché devo accudire lei, poi devo pagare l'affitto, devo pagare le bollette, sono sola perché mi sono separata, perciò ho dovuto, con tutto il dolore, di lasciarla un attimino giù nelle Filippine perché lei è piccolina. You know, after the permesso di soggiorno, I went to the Philippines to see my child. After 3 years, and I saw my child already, he's a big boy, so he didn't know me, who's this? Lei dice a me sempre che lei è una italiana, però io dico sempre, no, sei ancora filippina, perché sì, sei nata qua, però sei ancora filippina. The thing in integration is, I should preserve my own identity. My own identity should not be sacrificed at the expense of being one with the host country. Almeno qui, nonostante la forte presenza della comunità filippina, poche persone hanno utilizzato la sanatoria. When the sanatoria was released last September last year, and it so happened that I have an employer, so as what I know, it's no more a problem for me. I got all the benefits actually, just the regular contributi I did. Anche loro spesso e volentieri hanno affitti in nero, ma questo ricordati che non è perché loro chiedono un affitto in nero, è perché il mercato italiano preferisce, quando vede l'immigrato, guadagnare il 100%. On that house we live about 8 people. Wow. Yeah, 4 couples, yes. Because the rental is I think 1,200 lire there. So we share. You can, because your salary you will just pay on the house itself. If you want to take me here, if you want to let me stay here with your children, I want to be a regular worker, no, here. But they said no, we couldn't do it, so I better go out. Riguardo al matrimonio, permessi di soggiorno, ricongiungimenti, famiglia, c'è tutto. Chi più ne ha, più ne metta. Tutti, la maggioranza sogna che dopo 5-10 anni io ho risparmiato qualcosa e posso aprire un'attività e rimango lì per sempre. Of course, someday we will go home. But now, as we are still strong, we can still work. Okay, we are here. And then we have so many friends here. Someday that we become old, good anymore to work, we will be going home. There's no place like home. If my work will not change within the next 2 years, I may go back to the Philippines and start my own business. Questa terza generazione dice no, noi non vogliamo seguire il vostro sistema di tornare giù, noi rimaniamo qua. Infatti adesso sta pensando alcuni genitori che la vita si separa un giorno. My problem is they speak Italian, they write in Italian, and then if I'm going back to the Philippines, so they start to ABCs, I mean, start all over again. So we're thinking, we're decided to get this house, maybe in the future, we never know what will happen next, so if they studied here, they work here, and then we have a house on our own. First, not all Filipinos are here have the chance to get their families, because it involves also money. And secondly, many Filipinos also here who are working do not want to get their family because they see also the difficulty of living together as migrants away from home. And so they chose to just send the money they earn for the families away. With the sacrifices of these Filipino workers outside and the government are not doing anything for them, I mean, at least to give them something in return, I know, pedge, te sente triste, no? Mondo.